Come sapete, l'anno scorso Tex ha compiuto 75 anni. Migliaia di albi, 110.000 tavole di storie a fumetti. 110.000 tavole, chi le ha lette tutte? Beh, io sì, perché ho cominciato presto. Ci saranno là fuori molti altri che conoscono Tex dall'inizio, ma credo che sia, alla fine, una sparuta minoranza. Molti ancora leggono Tex, ma non tutti avranno letto 110.000 pagine. Forse molti di questi lettori conoscono solo le storie degli ultimi anni, o conoscono il periodo in cui scriveva Nizzi, in cui scrivevo io, magari non conoscono alcuni di loro le meravigliose storie di Gianluigi Bonelli che cominciò a pubblicare nel 48, nel 1948, cioè 75 anni fa. Ebbene, Tex Willer, la nostra nuova serie mensile, è nata proprio per raccontare le origini di Tex, il Tex giovanile, il Tex ancora fuori legge che poi a un certo punto diventerà un tutore della legge ufficialmente, e questo succederà a partire da questo ciclo di storie che comincia quest'anno, in cui riracconteremo non delle storie totalmente originali come nei 5 anni precedenti, ma le storie che hanno creato il mito di Tex con i soggetti di Gianluigi Bonelli, che molti di voi conosceranno e troveranno sotto un'altra veste diversa, non cambiata, ma semplicemente riraccontata con un formato diverso. Vi invito a scoprire in che modo l'abbiamo fatto. La prima storia della Mano Rossa sarà piuttosto fedele, come tutte le altre, ma le altre saranno viste anche da angolazioni differenti. Per esempio, vi faccio un esempio eclatante, molti mi hanno chiesto di realizzare una miniserie su Kit Carson. Beh, Kit Carson non sarà protagonista di una sua miniserie, ma sarà protagonista di alcune di queste storie, perché vedremo le avventure originarie di Tex, di Gianluigi Bonelli, dal punto di vista di Kit Carson, oppure di altri personaggi minori, come il ranger speciale Jeff Weber, oppure Tesa, ritornerà Tesa, la ragazza indiana protagonista del Totem Misterioso. Quindi io invito a leggere, come i meravigliosi disegni di Marco Ghion e la mia modesta sceneggiatura che si ispira al grande soggetto originale di Gianluigi Bonelli, le gesta della terribile Mano Rossa che terrorizzava l'Arizona. Chi non l'ha mai letta scoprirà una cosa, un soggetto meraviglioso. Chi invece l'ha già letta nella versione precedente si divertirà a cogliere le sfumature nuove e vecchie insieme. Quindi buona lettura per il 2024. Tex finalmente lascerà il marchio di fuorilegge, il marchio infamante di fuorilegge, e diventerà un ranger.